Transizione. E siamo live. Siamo live? Sei Sì. sicuro? Siamo live. Abbastanza. Ciao. Buonasera a tutti. Tutti, Ciao. ciao. La seconda puntata di Influenzati. E Esatto. abbiamo Yadi Chico che si è tolta la parrucca stasera. Avete visto? Non è vero, è Ikimi, l'ospite di questa sera. Ciao Ciao Robby. Robby. Ciao. È la prima volta da queste parti, giusto? Esatto, sì. Anche È un su Twitch in po' generale, per cui sì, lo so. Non ti super spaventare, debutto. Ti preoccupare mi fa anche solo noi, sì, praticamente, tranquillo. la prima volta su Twitch. Cioè, ogni volta. Non ti preoccupare, siamo così, tra pochi intimi, è così, una serata e praticamente sta diventando il nostro contatto sociale con il mondo, cioè, Esatto. praticamente ormai ci vediamo solo qua. E sta diventando pazzesca questa cosa, però anche essenziale praticamente, perché almeno ogni tanto facciamo questo piccolo salottino e ci confrontiamo. E diamo un po' il tempo alle persone di collegarsi. Nel frattempo, ovviamente, come sempre, diteci in chat se si vede, se si sente. Io forse sono un po' scattosa, ma mi dovreste sentire, tanto Sentire la si mia faccia è sente. questa, potrei frizzarmi. Ecco, se riuscissi a frizzarmi in una posizione carina, sarebbe bene, no? Possiamo Tipo... osservare Ti senti, quattro Robby? ospiti e l'avatar di una delle conduttrici. Allora, chi c'è oltre a Roby Kimi? C'è anche Aldo, ciao Aldo. Ciao, C'è anche Gabri, ciao Gabri. E Aldo. Ciao. Ciao. c'è Angelo in regia. Ciao. Allora, cosa C'è facciamo stasera? Francesca. Sì, ci sono anch'io, sono Francesca. Ciao a tutti. E cosa facciamo stasera? Siamo insieme più o meno per un'oretta, anche perché io poi alle 10 vado a letto, quindi ve lo dico, cioè, facciamo anche tutto così in fretta. Siamo insieme Intanto un'oretta. devi guardare LOL. Giusto. Sì, infatti non puoi andare Giusto, giusto. oltre la 10. Dobbiamo Allora, guardiamo a 10 letto. evitate gli spoiler in chat. No, please, No, no, non no si può. spoiler. Il chat viene bloccato. Sì, esatto, assolutamente no. Chi spoiler in chat è obbligato ad andare al saggio di fine anno di Aldo e riderà tutte le battute. Corretto. Elimina Francesca dalle amicizie. Allora, vabbè, se siete qua in live ci conoscete, quindi non stiamo a farla tanto lunga. Se state recuperando la puntata su YouTube, vuol dire due cose. Una, che la puntata è riuscita abbastanza bene, quindi benvenuto, sei nel posto giusto, puoi goderti la puntata. E l'altra cosa, probabilmente non ci conosci, quindi sotto nei commenti e nei link qua sotto puoi scoprire un po' di più su di noi. Siamo Pangramma, siamo freelance e ci piace la cultura visiva. E proprio di questo si parla stasera. La puntata di questo format, cioè il format, si intitola Influenzati o Influenzati. Cosa intendiamo con questa parola, oltre al gioco di ovviamente così assonanza con il periodo, che come creativi e come sì, menti creative, diciamo, cerchiamo sempre nuove influenze e ognuno di noi, in base al lavoro che fa e al proprio gusto, al proprio stile, alla propria sensibilità, ha delle reference proprie che risuonano più di altre. Cosa sono le reference? È un termine che usiamo noi del settore per definire tutti quegli esempi che si avvicinano a un'idea, a un concetto che abbiamo in testa e che qualcun altro magari ha già sviluppato in un modo simile e che quindi in qualche modo salviamo tra i nostri preferiti. Ed è un esercizio che si fa normalmente prima di iniziare un lavoro, quindi magari si entra dentro nello specifico a quello che è il mood, il target, tutto quello che riguarda diciamo, i primi dettagli di quella che è poi la comunicazione che si dovrà successivamente e si prova a iniziare a cercare appunto qualche reference in giro. Qui non abbiamo un lavoro specifico a cui fare riferimento, ma solo, diciamo, il nostro stile, il nostro linguaggio. Quindi ognuno di noi porta, un'influenza che sente, vibrare per la propria progettualità. E,
e basta. Per renderla un po' più complicata ci siamo detti proviamo a descriverla in 10 minuti. L'altra volta abbiamo fallito. Vabbè, dai, più o meno, dai, poi ci siamo riusciti. Vabbè, però è facile andare lunghi. La tentazione poi è quella. Questo giro sarò cortissimo. Ah sì? Ok, va bene. 2 minuti al massimo. La cosa bella è che nessuno sa cosa porta, cioè cosa, quali sono gli esempi che portano gli altri, quindi li scopriamo live insieme a voi, uno dopo l'altro. E io già sono intravisto quello di Roby, che è fichissimo. Ma direi di non iniziare da Roby, che è l'ospite, quindi lasciamolo che diciamo così. Come si dice? Acclimati. Acclimati. Sì. Acclimati. Acclimati. Acclimati, Roby, acclimati. Vorrei dire influenzati, ma poi sembra brutto. Esatto. Copyright. E direi che potrebbe un po' partire per questa puntata Gabriele. Gabriele. Per la gioia di grandi e piccini. Allora, possibile bloccare Fatata 970. Che Elisa sotto mentite spoglie. Prego Gabriele. Allora, io oggi vi porto, contrariamente alla volta scorsa, che era un progetto puro di comunicazione, questa volta vi porto in realtà una cosa che ha più a che fare con il mondo del design e un po' meno con la comunicazione, ovvero un progetto, in particolare un prototipo, sviluppato da questa Emily Barfeind, okay. Perdonatemi la pronuncia nel caso fosse scorretta, che è una giovane product designer tedesca. In particolare lei si occupa di fare ricerca e sviluppo su materiali, in particolare si concentra tanto su quelli che sono i materiali naturali, e ha provato in questo progetto, e secondo me c'è riuscita a fare una cosa che piano piano comincerete a vedere, ovvero ha prodotto in materiali completamente naturali una delle cose che sono più difficili da riciclare nel mondo del fashion, ovvero una scarpa. Questa bellissima scarpa, prima di tutto, è estremamente semplice ed estremamente bella, a parere personale, ma secondo me è veramente bella, cioè io la indosserei domani. È una scarpa composta di 3 soli materiali: micelio, quindi una sorta di fungo muffa solida che si decompone ma è resistente, bioplastica, al quale è mixato per fare per esempio la suola, e udite udite, cotone e pelo di cane per fare invece la calza. Lei è partita da cercare di utilizzare alcuni dei materiali che normalmente sono uno scarto, eppure non rimangono biodegradabili. Per esempio i peli, tutto quello che sono peli e capelli non possono andare nell'indifferenziato, cioè nel compost, non vengono compostati. E lei ha trovato un modo di svilupparne una fibra, in questo caso è pelo di cane, che detto così fa un po' effetto. A vederlo, secondo me, è fighissimo. E naturalmente poi ha un sacco di proprietà, perché mi sono segnato un po' di cose: è flessibile, solido, antistatico, regola naturalmente l'assorbimento e il rilascio dell'umidità, e cose di questo tipo. È adatto un po' a tutte le stagioni, è veramente una seconda pelle in un certo senso. E poi la metti con tutto. E poi per una volta vestirsi da cani diventa un complimento. Giusto. Questo potrebbe essere una bella campagna. Niente, appunto, è completamente biodegradabile come scarpa, riduce tantissimi materiali, lei la sta prototipando e ha già vinto un premio per quanto riguarda il design, cioè un premio di eco-design a livello europeo. E se fosse in produzione io spenderei un po' di più di quello che spendo di solito per comprare questa scarpa, e mi è piaciuta tanto, ecco. Bello, super interessante. Ma sì, ti è piaciuta l'idea che sia così
eco-friendly? Allora, ecco, grazie per aver tirato fuori il discorso, ma la cosa bella, secondo me, di questa scarpa, contrariamente a quello che pensa di TPH, per esempio, è che secondo me per una volta una scarpa completamente ecologica non è brutta. Perché per esempio a me le scarpe come le Birkenstock o le, credo siano le Camper, quelle che hanno l'elastico, solo in cuoio l'elastico al posto dei lacci, non piacciono. Questa invece mi sa di una scarpa moderna, cioè ha delle linee moderne, cioè mi sembra quasi una tuta spaziale, con tre materiali, quattro materiali contorno anche il cotone. Nella chat ci scrive Ricky, intanto salutiamo, ciao Ricky, che non è molto d'accordo, dice bel progetto, ma sono orribili. Ma per esempio tu conosci le scarpe, quelle in buccia di mela? Sì, sì. Quelle non sono brutte. No, non sono brutte. Però non osano. Questa, se ci fosse il logo della Nike sopra, sarebbe credibile. Bene, sì, è vero. Sì, sono super credibili. Sono d'accordo. Solo e la sono contemporanei. Può rimanere un po' strana, secondo me, l'effetto che dà. È vero. Perché è ancora tanto metallico. E sembra del fango secco, non so, è strano. Sì, però come può essere sostenibile la produzione di una scarpa del genere quando produrla significa a questo punto metterci potentemente una tosa dei cani, cioè diventa un nuovo sfruttamento animale, adesso faccio il vegano che non sono, però se io dovessi produrla in serie dovrei avere pelo di cane in abbondanza. Lì fai la convenzione con tutte le tolettature. Quello via dal mio cane. Secondo me, nel sì. frattempo Ricky ci va leggerissimo. non so quelli che dici tu, ma non possiamo rileggerlo questo commento. Degli hamburger di ceci, questo sì. è vero, cavolo, è proprio vero. Quando sei con le cazze di lana in casa e pesti l'hamburger di ceci per terra. Ah, comunque... Invece Fatata dice sembrano delle Balenciaga. Può essere anche quello. Voleva salutare la designer che ci segue. Beh, allora, però la figata di Influenzati un po' è anche questa, nel senso che il concetto è proprio quello di spaziare tra le materie, proprio per cercare l'ispirazione, i link, e soprattutto anche provare a raccontarsi anche agli altri colleghi. Cioè, io adesso un pochettino, forse magari più di ad esempio di Roby, Gabri lo conosco, quindi ho già avuto modo magari di, ad esempio, non so, di capire qual è il suo... la sua cifra stilistica, eccetera, e effettivamente, cioè, non riesco a immaginarmelo con niente di più, cioè, è lontanissimo dall'indossare le Camper, quelle con l'elastico, come diceva, cioè, nel senso, mi viene da sboccare a pensarci addosso a lui, però al di là di questo è interessante esplorare, andare un po' fuori da quello che è proprio la vera e propria committenza, e provare a parlare anche di linguaggi. E la figata è che già facciamo tutti lavori differenti, in più ognuno appunto ha la propria sensibilità, e questa è la dimostrazione. Quindi passerei da una sensibilità all'altra, e quindi passerei. Ah, ok. Sensibilità è proprio la parola che mi hai detto. Nella sensibilità, io che sono un bel rettile, perfetto. Okay. Allora, io oggi ho deciso di buttarla proprio in vacca potente, però con un progetto veramente geniale, secondo me, che è Bellissimo Zine, una fanzine che si chiama Bellissimo, e che nasce per raccontare Ostia, con un taglio reportage, però molto nato, come se fosse una rivista con un target estero, cioè vuole fare conoscere Ostia all'estero attraverso una rivista con un'impaginazione piuttosto anni 80, tanto che vi leggo lo statement. Bellissimo è un progetto dedicato alla glorificazione del sottovalutato. Bellissimo è, parla di persone
e dove loro sentono di appartenere. E spesso tratta spesso di posti che non bisognereste mai neanche di vedere. All'interno le persone vengono raccontate come fossero protagonisti di editoriali, e quindi il culturista da spiaggia viene intervistato, e c'è la reale intervista che è a tratti agghiacciante perché è tradotta in inglese. Quindi un italiano riesce a percepirne l'assurdità, un inglese si trova decisamente spiazzato sia per il vocabolario che per altro. Per esempio c'è la parte dedicata al pubbliredazionale dell'osteria, con tanto di intervista alle protagoniste. Ci sono le bellezze da spiaggia, tutte fotografate con uno stile reportage adesso molto molto cool, perché è una pellicola che adesso si usa molto, la Kodak 400, la Portra, però che il taglio sia quello di rivista io lo trovo assolutamente geniale, e ogni numero è dedicato a un posto giudicato trash nella cultura italiana. Ah, quindi tu hai il numero di Ostia, ma poi ci saranno altri posti. Per ora non ce ne sono altri, però pare ci sia in cantiere un altro. Spero che sia Nichelino. Dopo Ostia. Due Paolo Cittini e Ivan Ruberto, che okay. Si sono messi insieme e hanno fatto questa cosa, secondo me, adesso voi che ci seguite, Paolo Zerbini e Iva Roberto, ditecelo, che siete trovati una volta e avete detto dai facciamo sta minchiata, e poi vi è venuta talmente figa che l'avete organizzata proprio come se fosse una... Ah, è bellissimo. Ma tu scusa, dove l'hai trovata? A Berlino. Ah, dai. Okay, l'ho trovata a giro. Berlino. e poi in realtà si trova anche in Italia in alcuni circuiti, okay. Però la pagina bellissimo.zin di Instagram è incantevole, ma a me ha proprio colpito perché è un bel modo di parlare del trash, e tra l'altro fa vedere anche dal punto di vista fotografico come le persone reagiscono a questo tipo di approccio fotografico, cioè con la fama di essere tutti influencer, uh-huh. Che ci sia l'articolo sulla contessa, che è una tizia probabilmente soprannominata Ostia la contessa, mentre lei balla e con le facce in preda a un'estasi mistica, che in un'ottica di... cioè, fa proprio vedere che abbiamo differenti percezioni della dignità fotografica. È fichissimo. Voglio sapere anche in chat cosa ne pensano. Tipo Ricky, che stasera è un po' polemico, vorrei sapere se se approva. Roby, cosa dici? Mi piace un sacco. Allora, Eli dice sì, fighissimo. Sì. C'è David Pixel che ci saluta. Ciao David, buonasera. Tu cosa ne pensi? A me piace un sacco, è veramente bello. Te lo sei chiesto da solo? Sì. anche sono... avuto lo stesso dubbio, mi stavo sempre chiedendo da solo. Sono la, la regia. Della... A livello di impaginazione a voi piace? Allora, io adesso lo vedo piccolo, però mi sembra coerente rispetto a quello che diciamo l'esercizio che si sono... proposti. Ah, Ricky piace? Aspetta. Ricky, forse si è... Ma qui ci sono i cruciverba, ci sono i giochi tipo trova le piccole differenze, tutto fatto in maniera fotografica come se fosse una rivista realmente fruibile. Assolutamente. Ci sono le pubblicità finte in cui vendono dei servizi o degli oggetti che in realtà sono parte del progetto fotografico, e la mia voglia di andare a Ostia è infinita adesso. Allora, diciamo che secondo me dal punto di vista comunque così visivo della grafica gioca un po' sull'effetto nostalgia che adesso va, cioè nel senso si sta un po' ripescando tutto quello che appartiene un po' così agli anni 80-90 e
quindi quello è un po' piacione come, come scamotage, però io apprezzo tantissimo ancora di più le foto, perché proprio vedere, cioè, le persone della spiaggia che posano in quel modo, che si prestano, eccetera, sembra quasi poi che diventi una doppia del Cioè. Non lo so, cioè, lo trovo un esercizio e un esperimento interessante. È una pellicola che strizza l'occhio agli anni 70-80, perché ha questo viraggio molto caldo, che oggi è molto ruffiano, e tra l'altro in un'ottica di utilizzo del flash con luce solare, una pellicola che rende molto bene. Cioè, io quest'estate ho fotografato con quella proprio per ottenere questo effetto qua. Ah, quindi quello del tuo uomo in perizoma lo stesso stile? È lo stesso stile, esatto. Ok. Ricky dice, mia nonna aveva scatoloni pieni di riviste così. E il prossimo, sì, in effetti è probabile che sia scattato nella Riviera Romagnola, perché mi sa che lì effettivamente c'è... Dipende se vuoi un materiale. Sarebbe bellissima anche una raccolta di figurine di questo tipo. Mi chiedo se è entrato nel trip... e non esci più. Però sì, assolutamente, assolutamente. Quando a Milano ne recupero un'altra copia, la omaggerò alla biblioteca di Pangramma, come volentierissimo. Che al momento io nel mio garage. La prendi, la metti in garage. Quindi puoi continuare a metterle lì e fare finta che sia per Pangramma. Sandron, hai detto che hai trovato una cosa fichissima, non so neanche io quale sia. Allora, spengo Aldo, accendo Angelo. Allora, faccio vedere un paio di immagini e poi in realtà vi faccio vedere un sito. Allora, questo qua è un progetto un po' particolare. Le immagini... Ah, ok, scusate. Okay. Allora, sono sculture in 3D di base, quindi c'è un digital artist... Che lavora in 3D e ha uno stile che è molto riconoscibile, aveva già fatto un po' di lavori che hanno sempre questa texture che ricorda un po' le sculture fatte in carta. E la cosa particolare che mi ha colpito, vi faccio vedere il sito, è... ok, scusate, arrivo. Che fighe le sono. No, le sculture sono belle. E sul sito si possono navigare in 3D, quindi si può far ruotare la scultura. E poi c'è non so se riuscite a vederlo, c'è una sorta di effetto onda al di sopra, sempre in tre dimensioni, che non ti permette di vedere bene l'immagine in maniera nitida. Perché fondamentalmente lui ha aggiunto un sistema di vendita di queste sculture che compra lo shot, compra la visuale che hai davanti. E adesso questo è per esempio il panda che si sta sciogliendo. A me convince questa visuale, buy this shot, e parte l'e-commerce. Per cui mi dà la possibilità di scegliere se voglio una risoluzione minima, che sono 2000x2000 pixel, piuttosto che 3000x3000, 4000x4000, e lui mi manda un JPEG. Secondo me è geniale questa cosa. Nel senso, è geniale, sì. Che, quindi è un po' come sul filozzo crypto art. Allora, io ci sono incappato perché stavo facendo delle ricerche per la scorsa puntata di Design in Pixel, che era sugli NFT e sulla crypto art. Mm-hmm. Questo in realtà non è collegato a quella roba lì, perché nessuno ti garantisce che qualcun altro non avrà lo stesso identico screenshot alla stessa dimensione, ma okay. Anche i prezzi sono molto più modici, cioè ti compri una risoluzione adeguata per farti una stampa non troppo grande, piuttosto che per farti uno sfondo del desktop. Non ci è la versione democratica degli NFT, cioè. Sì, qualcosa del genere. La cosa che mi è piaciuto è questo giochino di questa sorta di nebbia, di onda, di calore che è sopra alle immagini, che quindi blocca l'utente dal potersi fare i suoi screenshot senza, diciamo,
pagare. Insomma, c'è stato un ragionamento che con uno stile pulito, comunque, cioè, mi piace appunto il concetto che hanno utilizzato questo strumento molto molto semplice, esteticamente invisibile quasi, perché comunque rimane l'opera, non hai un watermark brutto messo sopra, no? E però ti permette di ottenere lo scopo. Le sculture poi sono molto belle, anche il design del sito è super super minimale, pulito. E infatti l'ho ritrovato perché stavo facendo delle ricerche anche di reference per un altro sito insieme al discorso dell'NFT, e questo è stato nominato sito del giorno su Upwards, che è uno dei siti che utilizzo io per la ricerca reference. L'artista si chiama Maxim Schrett, poi lasceremo i link nelle live. Ricky chiede: si comprano in NFT? No, si comprano in dollari, molto molto semplice. Metti la mail che ti rimanda su Yandex checkout per l'acquisto. Figo. Sì, è carino. Alla fine è un portfolio, cioè abbiamo alcune opere così, e poi volendo in gallery ci sono altri, insomma, un po' di altri lavori che sono più tradizionali. Non c'è questo meccanismo qua. Roby, tu che sei un illustratore, quanti esempi di questo tipo su questo filone stai vedendo un po' in giro? Cioè, adesso che appunto si sta un po' formando un nuovo mercato, anche un nuovo modo di fruire l'immagine? Sempre di più, ne leggo sempre di più, se ne vedono sempre di più di esempi di questo tipo in giro. Non mi sono ancora fatto molto un'idea precisa del tipo di fruizione. Questo, ad esempio, è molto interessante perché, come diceva Angelo, c'è una democratizzazione di un'immagine unica, perché tu scegli la tua visuale, poi compri solo quella lì. Invece tutto il discorso NFT crypto art, vedo un sacco di esempi fighissimi. Ci sono anche illustratori qui a Torino che secondo me erano perfetti per questo tipo di mercato, ed effettivamente lo stanno cavalcando, ne vengono fuori delle cose fighe. Chi c'è di Torino che sta facendo? Beh, c'è Ivan Orton, visto che hanno iniziato a usare questo tipo di vendita. Kaneda, che anche lui fa delle opere super complesse, ricchissime di dettagli. E poi un altro che mi piace molto, che però non è di Torino ma è di Treviso, è David Sossella. Anche lui fa queste illustrazioni vettoriali super ricche di dettagli, in cui ci si perde davvero, ed effettivamente quello è una, secondo me è un buon canale per vendere delle opere così, così complesse. La cosa che loro dicono, tra l'altro qua io non ho ben capito onestamente, è che queste sculture qua vengono realizzate con l'uso di una macchina CNC a 5 assi, quindi credo che esistano anche delle copie fisiche di queste sculture in ceramica. Allora, questo è quello che infatti qua sembra strano, perché sembrano dei modelli, cioè nascono comunque da dei modelli 3D, perché per essere stampati poi con una macchinario CNC comunque devi avere un 3D, quindi qua immagino che sia direttamente un render. Non credo sia la foto o la ceramica, non avrebbe molto senso, però l'originale credo che esista in ceramica, per quello che dicono qua. Vabbè, così ottimizzi al 100% l'idea e la sviluppa in tutte le sue forme. Fichissimo. Chiede Ricky come si chiama, credo intenda l'artista. Allora, l'artista Maxima... In questo caso è, secondo voi, artista o designer? Come lo definiamo? O come si definisce lui? Cioè, voi come lo definireste? Poi vediamo come si definisce lui. Io designer, direi. Sì, anche io. Gabri? È da paraculo dire entrambi. Nel senso... Non so, secondo me anche la componente... Secondo me non solo designer, ma anche uomo d'affari, in un certo senso, perché... Che si chiama Maxim
Secondo me la componente dell'idea imprenditoriale qua c'è. Si definisce, si definisce un freelance digital artist. A posto. Graphic, okay. Digital designer and art director. Ah, quindi anche... tutto. Sì. Esatto. Soprattutto l'idea, non so, perché unisce anche varie cose. L'idea che si scioglie questa opera in 3D mi fa pensare, per esempio, alle opere d'arte, quelle che sono fatte perché, che ne so, ognuno si prende un pezzo e se lo porta a casa. Adesso io non me ne intendo particolarmente di arte, quindi non saprei collocarle all'interno di correnti o cose del genere, ma magari l'idea di creare qualcosa che tu puoi guardare soltanto per un breve periodo di tempo, però magari rispetto a un happening non succede da nessuna parte se non a livello virtuale, e tu delle foto, degli screen di quella roba. Allora, in realtà questa è la stessa cosa che avevo pensato io, cioè avevo pensato che questo panda lentamente si sciogliesse, invece no, nel senso che l'effetto che sembra che si scioglie sempre perché c'è questo velo che ti blocca, diciamo, dal fare degli screenshot. Ah, ok, ho capito. Che puliti. Invece io ho anche pensato, ah, figo, quindi se io torno fra una settimana questo qua sarà diverso. Invece no, perché l'ho visto già. Allora, un po' di cancelliamo la puntata. Vabbè, però, perché però lavorati. Cioè, nel senso. Lavorateci su, è una bella idea. Sì, 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 anche a me era piaciuto quel concetto lì. Che lentamente il modello 3D variasse, diventava ancora più unica, perché se adesso puoi giocare sul fatto che cambi la visuale, ti fai il tuo screenshot, quindi il livello di personalizzazione comunque c'è, ma è fino a un certo punto, sarebbe a quel punto lì diventa unico, completamente unico, perché hai beccato in quel secondo esatto quella visuale esatta. Vabbè Gabri, domani ci sentiamo per progetto panda che si campagna scioglie. Contro lo scioglimento dei ghiacciai, esatto. Sì, certo. Fare una colletta barra asp genere. No, però sarebbe carino portarlo anche in digitale, perché sì, fisicamente sono state fatte queste cose. Va bene, questo è io. Ricky, comunque io ho letto si definisce artista digitale e sul sito Beyoncé. Come hai letto così? Come sei ingenuo, Aldo? L'epoca dell'autodeterminazione, vabbè. Io sono artista digitale, ma Beyoncé. Invece era Behance. Behance. Allora, quindi... Roby, ti sei acclimatato o vado io? Sì, come vuoi. È uguale. Dai. Allora, lasciate l'onore. Lo sapevo. Allora, io ho portato una reference che per i grafici, ve lo dico già, è banale, ve lo dico, è banale, ma per chi non è grafico, secondo me è una signora reference, perché capita questa, avete capito tutta la grafica, quindi siete a posto, secondo me, che è proprio una sintesi di quello che dovrebbe essere un progetto corporate dell'immagine coordinata dell'Atlantic Theater. No, niente, nessun entusiasmo, solo io. No, è bellissimo, non ne ha mai parlato, non ci siamo neanche stati insieme. Vabbè, ovviamente era una delle mie, vabbè, quando ci siamo dovuti passare davanti perché io dovevo assolutamente avere il cartaceo dell'Atlantic Theater da portarmi a casa. E, che è nel garage di Aldo. Vabbè. Allora, no, aspetta di andare avanti. Ah, scusa. Volevo... sul logo. Ok, mi fermo sul logo. Dimmi tu. Sì, solo un secondo. Nel senso che io so per certo che per chi non fa grafica, un logo di questo tipo potrebbe, visto così, apparire fin troppo semplice. Perché vedi semplicemente una forma poligonale molto piatta, senza dettagli, senza niente, che sintetizza in qualche modo una A a fianco a una tipografia, quindi a un lettering. Io sono sicura che molte persone profane di grafica vedono questo e lo potrebbero reputare povero. Invece questa reference è figa secondo me, perché fa ragionare sull'utilizzo del logo e sul fatto che
il logo non è mai fine a se stesso, non è mai una cosa che tu guardi così incorniciato e basta, è qualcosa che se funziona, come dice appunto Paola Scher che ha progettato tutta questa immagine coordinata, se il logo funziona è un logo che viene usato, e che è usato non vuol dire presa appiccicato al fondo di una locandina, di una brochure eccetera eccetera, ma vuol dire che viene impastato, usato come ingrediente, mischiato ad altri elementi della comunicazione, quindi puoi andare avanti. così entro, faccio capire che avere in realtà una forma così semplice di partenza ti permette di giocare con la composizione, ad esempio. In questo caso gli elementi quindi dell'immagine coordinata non sono da limitarsi solo a questo trapezio principale, ma anche a una tipografia bella decisa che fa il suo, ai colori super contrastati che diciamo contrastano sia nell'ambiente urbano, come vedete nella bandiera appesa, sia nella shopper, quindi nel merchandising, ma in tutte quelle che sono poi le applicazioni, come ad esempio appunto il manifesto oppure appunto il cartaceo di cui vi parlavo prima. Quindi le composizioni possono essere ad esempio pochi ingredienti, la tipografia che vi dicevo prima, i colori in questo caso complementari, quindi contrastati un sacco e che quindi ovviamente si vedono, questa forma che diventa una sorta di megafono piuttosto che di occhio di bue, che ti fa anche un po' effetto bersaglio e che mette in evidenza una parola piuttosto che tante parole, vedete qui le composizioni che cambiano, piuttosto che diventare anche una maschera che, da cui spuntano fuori delle immagini. Ricky è tornato polemico, visto che poi per leggere i manifesti devi svitarti il collo. No, Ricky, non è così. Invece sì, se sono fatti bene, sì, devi svitarti il collo. Allora, no, questo che vedi... allora, io sto vedendo quello, la composizione arancione. Cambia molto la frizione, quello sì. Tu devi immaginare, Ricky, che se hai uno stampato o qualcosa che puoi tenere in mano, sei molto vicino. Se stai vedendo un manifesto, sei magari in un primo istante un po' più lontano, quindi ti attrarrà la composizione, il colore, diciamo il macro che compone quel manifesto, poi comunque ti devi avvicinare per leggere i dettagli e andare oltre. Era solo per fare polemica. No, Maricchi, no, tanto io non me la prendo minimamente. e niente, quindi questo era per... Cioè, questa è una delle reference che porto sempre per iniziare un discorso che va nella direzione della grafica, perché, capito questo, veramente si può declinare questo principio un po' su tutto. Cioè, l'importante è scegliere degli elementi solidi, validi, degli ingredienti. È un po' veramente come fare una ricetta, cioè non hai bisogno di condirla troppo, no? Se hai tre elementi che sono una forma, un lettering, un colore o comunque una palette colori che funziona, basta, non ti serve altro. Poi si tratta solo di mescolarli insieme, tirare fuori delle ricette differenti. La figata, se vi siete resi conto passando queste immagini, è che avete visto sempre cose differenti, non sono cose noiose tutte uguali, non c'è una ripetizione seriale identica, c'è comunque una variazione nella composizione visiva, ma allo stesso tempo una coerenza pazzesca che ti riporta sempre al brand principale, in questo caso il teatro. Poi ovviamente è così anche perché è un teatro di nicchia, o comunque, cioè, nel senso, aveva un certo tipo di formazione, quello poi è tutto un altro discorso, ovviamente non si può, non sto parlando dello stile, cioè di copiare questo stile e appiccicarlo su qualunque entità culturale del genere, era per farvi, diciamo così, entrare nel mood grafico, e niente, a me entusiasmo. Poi mi piace perché la forma naturalmente urla, no? Qualunque cosa metti là dentro, sì. La urla. Sì,
Ma infatti, cioè, a parte che urla Paola Scher proprio in tutto e per tutto, ma è anche molto simile allo studio del logo del Public Theater, sì, che aveva le lettere che crescevano prendendo anche volume nello scandire la parola. Sì. Cioè, secondo me è un suo tratto distintivo anche dare una dinamicità al... Sì, poi quello aveva una risultante un po' più punk, questo un pochettino più pulito. Sì. Esatto. Anche se si capisce che comunque è sul filone underground, più o meno, diciamo così, non è comunque... Sì, soprattutto su questi manifesti qui che sono... Secondo me sono fighissimi, cioè... raccontare un sacco di cose, non la capacità di raccontare un sacco di cose. Io voglio sapere cosa ne pensa Aldo. Io sinceramente non mi ero mai fatto queste domande guardando il genere, ma le trovo molto interessanti. A me piace Riccardo. Cioè, chiedo ad Aldo, perché Aldo, per chi non lo sapesse, è un fotografo, quindi tipo mi stavo rivolgendo soprattutto a lui in questa mia filippica sulla grafica essenziale, ma ritmata e giocosa. No, mi ha convinto molto quello che hai detto. Aspetto una versione contrastante alla tua. Ah sì? Ma sì, per... Se non me la dai tu, dai. No, a me piace. Ce l'ho io. Mi ricorda anche qualcosa, ma non so che cosa. Vai, Gabri. Secondo me, l'unico pericolo che si corre qua, dove comunque sia, ci sta anche che alla fine parla il nome di certi grandi classici che vanno a teatro, è che con il passare del tempo, magari, all'interno di una stagione, uno smetta di leggere le scritte. Cosa che... In realtà no, perché questo non ci sono i grandi classici in questo teatro. Era proprio il concetto, sono tutte, diciamo, produzioni minori. Cioè, allora, il teatro è a New York, però è una produzione secondaria, non quella, diciamo, non so come dire. Sì, non è quella classica, ecco. Okay. Ma poi anche il progetto si è evoluto in realtà nel frattempo, quindi adesso... Sì, questo è proprio l'inizio. Lo vedi con altri colori, cioè ogni tanto lo aggiornano praticamente, quindi... Comunque sempre, ti accorgi che c'è una roba nuova. Contrasto. L'anno sarà di 3 anni fa? Forse di più. Aspetta, sto dicendo di una cavolata. Perché adesso mi ricordo cosa mi fa venire in mente. Le intro dei telefilm politici. 2016. 2070. È del 2016. Ah, ok. Sì, sì, è comunque recente. Sì, anche perché la versione che ho preso io è ancora simile a questo che vi ho fatto vedere. Sì, poi è diventato comunque sempre contrastato, invece dell'arancione c'era ad esempio il verde, ma tipo un verde acido che spingeva lo stesso. E... Ci vedo un po' di Saul Bass da queste parti. Ah sì, anche, sì, è vero. Sì, sì. È vero. Niente, quindi che qualcuno... Che è in chat o che seguirà dopo il video, che non è grafico. Spero. A me ricorda le intro dei telefilm polizieschi anni 70. Sì. Ok. Quando c'erano le forme geometriche che nascondevano l'immagine. Niente, ho detto la mia. Però c'erano le parole scritte molto grandi all'interno delle forme. Va bene. Robby, te tocca. Sì, yay. Allora, mettiamo Robby. Aspettate, Ricky dice, perché ammetto che mi piace moltissimo. Sì, in realtà si è ricreduto. Abbiamo capito anche Ricky. Si è ricreduto. Allora, fra qualche secondo vedrete. Ok, eccolo qua. Allora, io parto dicendo che questa immagine fa parte di una serie di immagini prodotte da questo artista londinese che si chiama Anthony Gerace, che io ho salvato distinto scorrendo uno dei vari articoli di Boom, che è una, per chi non lo conoscesse, è un blog che da anni parla di produzioni artistiche indipendenti ed esplora diversi aspetti della produzione artistica, spazio dalla fotografia all'illustrazione, all'arte figurativa, alla musica, per cui è una realtà molto ricca.
ho salvato questa immagine perché in qualche modo mi ha parlato, e poi solo dopo sono andato a capire che cosa ci fosse dietro. Mi ha colpito tantissimo perché amo il collage, cerco sempre stimoli e spunti nuovi per la creazione di palette di colori, e in qualche modo queste immagini mi hanno raccontato una storia, un qualcosa che non riuscivo subito a capire, ma che secondo me doveva andare ad essere scavata all'interno dell'immagine. Leggendo poi le intenzioni di questo progetto artistico che si chiama Word, questo artista dice che in tutto il 2020, per cui anno della pandemia, in cui non abbiamo avuto possibilità di viaggiare, incontrare luoghi e persone, lui ha voluto porre un filtro sostanzialmente con il collage su alcune sue foto che aveva fatto, quindi di paesaggi e luoghi, per interrompere il legame con questi e far capire alle persone che non c'era più un collegamento con quello che avevano visto e quello che stanno osservando con questa foto. A me più che una privazione in realtà invece è sembrata un'applicazione di un filtro o di un livello di lettura in più che mi permette di immaginare un mondo nascosto dietro queste immagini. Per cui a me queste forme che vedo appiccicate, ritagliate con dei colori, hanno fatto venire in mente quei time warp che si aprono sulle immagini, mi fanno intravedere qualcosa che c'è dietro, una sorta di universo parallelo. E appunto mi ha colpito tantissimo per questa capacità che penso che abbiano di raccontare una storia, di farmi vedere un qualcosa di astratto che perde i confini con la realtà, ma che mi proietta in un altro mondo. Che figata! più che di composizione di cose, parlerei di sensazioni, della capacità che a mio parere alcune immagini hanno di raccontare storie, di proiettarti da un'altra parte e farti sorgere delle domande su quello che stai guardando. Secondo te, a te questo progetto ha comunicato la cosa che l'artista voleva comunicare quando hai visto, oppure... No, assolutamente. Cioè, infatti quando sono andato a leggere mi sono reso conto che più che togliere un contatto con la realtà, a me ha suggerito un mondo parallelo, il fatto di darmi un secondo livello di lettura in cui dire ok, cosa sto guardando? Ci sono due mondi sovrapposti, cos'è che viene fuori più dell'altro? Per cui quando sono andato a leggere le sue intenzioni le ho capite e apprezzate, ma non mi ci sono ritrovato nella sensazione che mi hanno trasmesso. E questo è un fallimento dell'artista o semplicemente un'opera fluida che poi alla fine può... Perché io parlo dal punto di vista fotografico, certo. La foto ha un po' il dovere di comunicare in maniera piuttosto diretta, senza dover spiegare che io in quel momento mi sentivo triste, felice, eccetera. La storia della foto è piuttosto diretta. La fotomanipolazione invece c'è un intento. E niente, mi domando semplicemente se sia un fallimento dell'artista quello dove neanch'io percepisco questo senso di privazione del luogo. Certo, secondo me potrebbe essere un fallimento a metà, nel senso che magari appunto non a tutti arriva quello che lui voleva trasmettere, ma in qualche modo secondo me il successo c'è nel momento in cui tu ti poni una domanda guardando questa immagine. Esatto. Per cui... anche io la penso così. Cioè se ti trasferisce in un altro posto, ok, non è lo scollamento con la realtà che lui vuole trasmettere, però in qualche modo ti ha trasportato da un'altra parte, per cui... Sì, ti fa fermare, ti fa pensare, ti fa fare delle domande. Poi ognuno si dà la risposta che... Ma ti fa fermare più che altro, credo, anche proprio per una questione di vibra, cioè di un'immagine vibrante che in qualche modo ha proprio un livello di appunto complesso da leggere, quindi comunque ti fa rimanere un attimo lì. Cioè io la prima volta che l'ho vista ho detto wow, voglio vivermi dentro. Esatto, ho pensato la stessa cosa. Fichissimo. E secondo me quel senso di privazione che non vediamo tanto, non lo vedo neanch'io, perché anch'io ci ho visto questa lettura, la sto scoprendo adesso che l'hai raccontata tu, Robby, e quando li ho visti anch'io, cioè, mi sono immaginata un mondo parallelo, un mondo fantastico,
E, cioè quasi in una lettura positiva di quello che stavo vedendo, non negativa, ma forse perché mi aveva talmente tanto entusiasmato la composizione che cioè, ho dato quella lettura lì, tipo, fichissimo, grande. Sì, effettivamente perché in questo caso quell'aspetto lì effettivamente veicola tutta quella serie di messaggi e in questo caso forse la composizione devia un po' magari l'idea del concetto iniziale che aveva in mente. Parlando cioè, tecnicamente, questo tipo di composizione è molto difficile da fare perché non è geometrica, non è precisa, cioè, non è così schematica, cioè è un po' organica, però un po' no. E, alcune volte gioca con il monocromatico, altre volte aggiunge colori alla foto dietro e comunque funziona. Cioè è molto difficile da calibrare questo effetto, diciamo, di finto casuale che viene fuori, no? E, sì. È molto complesso. Quindi a me attira anche quello, al di là del significato, sì, c'è anche un po' questo che... Ricky dice, anche l'uso dei colori magari rende il messaggio più allegro e felice rispetto a quello che c'è di fondo. Sì, è vero. Cioè anche a me non dà la sensazione che in qualche modo voleva descrivere l'artista, ma da un'altra. In questo caso vedo la casa, ma vedo anche tutti dei colori davanti. Gli dà, non lo so, una sensazione più allegra. Mi sembra... Ma Roby, tu hai capito che cos'è quel quadrettato? Cioè, una texture che disegna lui. Ma sì, perché ci sono anche tipo delle scrittine, no, delle cose. Esatto, penso che siano, non vorrei dire una cavolata, però dei fogli già prequadrettati su cui disegnare o... Tipo le copertine del blog notice. Esatto, oppure qualcosa di più tecnico su cui fare... Su una c'era anche tipo una 1961, qualcosa del genere. Sì, sì, sì. Mm-hmm. Oppure qua c'è un 30 in questa che vedrete fra poco, che vedo prima. Comunque, mi è piaciuto anche molto l'aspetto forse più, se vogliamo che forse più onesto, nel senso che di tutte le immagini che sono caricate, poi sono andato a guardarmi su Instagram in cui ha caricato ovviamente tutte le immagini di questo progetto, non tutte sono riuscite secondo me, però questo denuncia anche un po' forse l'intenzione autentica di provare a raccontare qualcosa. Certo. Sì, non so, le rende forse ancora più vive, cioè ognuna racconta qualcosa di suo. Sì, perché sennò il rischio è che diventi un esercizio di stile e basta. Sì, esatto. Gabri, cosa stavi dicendo? Io volevo dire che la cosa che... Qui mi sono concentrato durante questo discorso, oltre al fatto che esteticamente le trovo molto belle, e il momento in cui, non so, mi sono un po' immaginato il momento in cui le volte in cui mi è successo, durante, con un'intenzione, stavo lavorando in una direzione, poi a un certo punto ti fermi e io non so se lui se ne sia accorto, perché lo stiamo dicendo noi che secondo noi non raggiunge l'obiettivo. Ma è il momento, nelle volte in cui è successo che mi accorgo a un certo punto che il mio lavoro non sta raggiungendo quell'obiettivo, ma mi ha portato da un'altra parte, e mi accorgo che magari anche solo vagamente ha una potenza simile a questo, il mio entusiasmo da matti. Ed è la sensazione che mi entusiasma. Poi dico, cazzo, comunque vuol dire che ho lavorato tutto il pomeriggio e dovrò lavorare anche il prossimo pomeriggio, perché comunque l'obiettivo non lo sto raggiungendo, ma questa roba... È una gemma, come se tu fossi ai lavori forzati a spaccar pietre, a un certo punto tiri fuori un opale e dici, ok, questo me lo metto da... Poi dici, ah, però devo finire ancora quel mucchio di pietre, continua. È molto bello. Ricky chiede, le foto le ha scattate lui o le ha prese da altri? E perché ha scelto quei posti? Lo dice, punto interrogativo. Allora, penso che le foto le abbia scattate lui. Sto leggendo un attimo dalla pagina di Boom... Vi mettiamo poi, sì, perché dice, ho preso il mio archivio come una risorsa, come una risorsa di materiali a cui attingere, come la collezione di riviste che accumulo ossessivamente e poi allo stesso modo ossessivamente distruggo, e le ha mischiate poi con il collage, per cui credo che sia tutto materiale suo. Ok. Scusate, suo, ma sì, di riviste? No, di suo archivio fotografico. Okay,
Esatto, che poi ha trattato come tratta evidentemente i ritagli della, di rivista per fare i collage. Ok. E, David Pixel sì, dice poco, in realtà. Il quadrettato ha un vago sapore di monumento continuo di Super Studio. Questa a me sfugge come reference. Anche a me. Super Studio in realtà. Ci sfugge, ci sfugge. Aspetta, la cerco. Sto googolando. Ci cogli impreparati, David Pixel. Ma gli utenti in chat possono mettere i link? No. Non credo. Ah, comunque anch'io ci vedevo un po' delle piastrelle in qualche modo. Ah, sì. Sì. Eh sì, il quadrettato sì, fa quell'effetto. È vero. Infatti subito ho pensato, magari questo si è fatto la sbatta di fotografare in ogni momento in cui ha trovato delle piastrelle quadrate monocromatiche con le fughe bianche. Ho detto, boh. No, secondo me è più facile che siano le copertine di Block Notice che ti fanno intravedere il, quad- cioè, il tipo di foglio che c'è dentro, ma fuori sono colorati perché la copertina è... Non so. Mi sono fatta sto viaggio e adesso sono convinta così. No, in chat non si possono mettere link, quindi ci dobbiamo arrangiare così, con i vecchi metodi. Ma io, se volete, accolgo il suggerimento e faccio vedere il monumento continuo. Ah, vediamo se David ci ha dato una reference che ci influenzerà. Beh, poi sì, nel senso il quadrettato effettivamente lo utilizzano parecchio. È un uso diverso perché è tanto in prospettiva. Anche in queste qua. Però è sempre un approccio simile a collage, cioè sono sempre, anzi in questo caso forse ha maggior ragione, sono dei collage. Ah sì, sì. È interessante anche questo. Ah, molto bello. In realtà nella reference che vi ho fatto vedere ci ho visto anche un po', forse uno spirito anche un po' più infantile, naif, tipo a me ricordava... cioè anche io faccio molto l'uso del quadrettato nelle mie illustrazioni perché riprende i fogli su cui disegnavo da piccolo, per il link emotivo che forse me l'ha fatto apprezzare ancora di più. Confermo che anch'io cedo volentieri al quadrettato appena posso. Le mie cornicette, non vedevo l'ora di finire sì. la verifica di matematica per fare cosa me ne frega di fare i conti, io voglio fare la cornicetta. Comunque, allora, bella questa commissione di influenze tra il presente e il passato, mi piace un sacco. Grazie David Pixel. E grazie bene. Soprattutto a Roby. Beh, direi che come prestato. Puntata ci siamo influenzati abbastanza e siamo stati bravi, abbiamo fatto un'oretta. Quindi Unita. Ragazzi, la puntata è anche super godibile. Voi che l'avete seguita potete anche condividerla perché rimane un po' ancora qua su Twitch, poi va in replica su YouTube e quindi per chi se la fosse persa fatelo sapere che la può recuperare lì. E niente, io ringrazio Roby per essere stato il nostro grazie super ospite. Quando vuoi tornare batti un colpo, perché volentieri. Secondo me è sempre interessante. Oramai hai fatto il battesimo del fuoco, quindi... Esatto. No, ma guarda, se fossi stato l'anno scorso senza tutta questa esperienza forzata in video, no, Fra non mi avrebbe convinto. Ma guarda, ti dirò, io sono stata sorpresa, rapita, portata in live da Aldo l'anno scorso, durante la prima partita, vedi. E da lì è iniziato tutto, quindi... Poi sì, fatta una volta. Sono così timido e introverso. Sì, vero? Aldo è la vera diva, Aldo. Allora, grazie Aldo per averci portato fino qui, quindi a questo punto, grazie Gabri. Grazie Angelo in regia e niente, ci vediamo alla prossima puntata. Fateci sapere se vorreste più puntate di Influenzati, cioè ne facciamo una volta al mese o un po' di più. Ok. Ditecelo. E soprattutto ciao, nella prossima Francesca si muoverà. Gabri, che cosa facciamo adesso? Si corre a guardare le ultime puntate di LOL. Ma prima ancora vorrei lanciare un sondaggio. Le scarpe nella prossima puntata dovranno avere il pelo di quale animale? Ditecelo nei commenti su YouTube. Giusto.
E quale città vorreste vedere fotografata sul prossimo bellissimo? Io tra l'altro ho visto che è uscito il secondo ed è ambientato a Cortina da un pezzo. Beh, grande. Ma no! Grande, ci sta, dai, super classicone. Comunque, ditemi se devo tenere del pelo da parte, perché la barba di Sandron è importante. Pensateci. Ma abbiamo appena buttato due paia di scarpe, secondo me, la settimana scorsa. Va bene. Buona serata. Ciao. Ciao, buona serata. Ciao.